L'idea di stasera è un po' l'argomento, probabilmente con cui ti diamo il benvenuto, è sappiamo che la Sportiva quest'anno ha mosso i primi passi in un terreno nuovo che dall'esterno ha suscitato tantissima curiosità, forse perché eravamo abituati a leggere il brand in certi canoni, no? Scarpa tecnica, manifattura eccellente e precisione, ma anche nello stesso tempo prodotto settoriale, prodotto mountain oriented, prodotto rigido, ok, quindi c'erano una serie di paletti, un po' di come si dice, di preconcetti, secondo me, legati. E più abbiamo parlato di La Sportiva, e più in realtà ha suscitato volontà di saperne un po' di più, ecco. Allora, ne approfittiamo, abbiamo te che sei, se vuoi presentarti col tuo titolo giù corretto, l'abbiamo sempre chiesto anche agli altri ospiti, No, perché noi nome, potremmo cognome, codice fiscale, Noi data di potremmo nascita, le solite storpiarlo in cose. mille modi, quindi a te la parola. Nicola Dalla Costa, ufficialmente product leader, che non è altro che responsabile prodotto all'interno della ricerca e sviluppo di La Sportiva per quanto riguarda le categorie mountain running e poi anche tutto il mondo approach e light hiking. Però questa sera appunto il focus è mountain running e forse è anche la categoria che più mi veste bene, quel vestito che più mi si addice, proprio perché arrivo comunque da, come dire, una passione che ormai è lunga più di un decennio per la corsa e il trail e poi le varie esperienze fatte lavorative pregresse prima appunto di entrare in La Sportiva con questo ruolo e quindi ecco, diciamo che questa categoria è quella che la sento un po' più mia. Okay. Infatti parto subito con la prima domanda. Ci parleresti per favore della linea Dynafit del 2025? Ok, no, questa verrà censurata probabilmente. No, dai, scherzo. No, però se vuoi ti parlo della 24. No, però questa è una backstory di quelle cose che poi si raccontano al bar, di cose viste e chiacchierate a Cortina. Comunque, no, dai, no, oggi ti abbiamo in registrazione per parlare di due importanti novità, soprattutto due, so che c'è anche una terza, però le due novità su cui gravita attorno un po', penso, non solo la SS24 in senso stretto, ma un po' possiamo chiamarla una piccola rivoluzione in casa La Sportiva, lato footwear, o magari i precursori di quello che potrebbe essere uno sviluppo prodotto con un altro taglio in prossimo periodo. E in realtà io vorrei parlare il meno possibile, io parlo un sacco, ma adesso mi muto e ti lascio raccontarci questi due prodotti, ti lascio la palla completa. E innanzitutto, la mia curiosità nell'introdurli è perché sono nati questi due prodotti? Ah, proprio Perché. partiamo con una domanda semplice. Beh, con l'SS24, sì, la sportiva ha deciso di cambiare marcia per quanto riguarda il mondo mountain running, o meglio, di entrare nel mondo che ad oggi è il più gettonato, quindi quello delle lunghe, delle ultra distanze, dove ormai il massimalismo la fa da padrone e appunto essendo la sportiva un marchio riconosciuto per prodotti tecnici, costruiti, protettivi, precisi, orientati più al mondo skyrunning, un mondo molto tecnico, da dove appunto nasce il mountain running e quindi nasce questa collezione, abbiamo deciso di intraprendere un percorso diverso, e come giustamente hai detto tu, Tommaso, precursore, perché questi due prodotti saranno appunto i primi due di una serie di sviluppi che poi usciranno nelle prossime stagioni, legate più a quello che l'atleta moderno, contemporaneo richiede, quindi sì la precisione, ma anche appunto un po' più di comfort, un po' più di ammortizzazione, quindi cushioning, soprattutto quando si affrontano appunto lunghe distanze, ultra distanze. E quindi sono nati questi due progetti, Prodigio e Levante. Levante poi ha una storia molto interessante perché appunto è un prodotto dedicato alle atlete donne e quindi nato anche da una collaborazione, stretta collaborazione con le nostre
atlete del team La Sportiva, in una storia che magari tocchiamo più tardi. Sono nati questi due prodotti proprio con l'esigenza di fornire ai nostri atleti, e non solo i nostri atleti ma tutti gli utenti LASPO, prodotti che avessero un po' più di ammortizzazione, un po' più di comfort, ma che fossero studiati e pensati col DNA LASPO, e quindi precisi alla calzata, avvolgenti, pensati appunto per offrire le giuste performance per le gare per cui sono stati concepiti, ecco. Quindi il giusto spazio in avampiede, che non fosse troppo ampio per evitare il rolling interno del piede, ma che fosse appunto confortevole per evitare appunto di avere la sensazione di costrizione. Il piede lavora molto meglio, la propriocettività del piede lavora molto meglio, enfatizzata, quando il piede è avvolto e non costretto. Quindi tutta una serie di studi che partono dall'anatomia, quindi dalla forma su cui queste due scarpe sono poi state realizzate, concetti appunto di anatomia, concetti di biomeccanica legati appunto alla rullata, alla falcata, e tutto reso possibile da un terzo ingrediente, che è questa nuova tecnologia che oggi abbiamo inserito su entrambi questi prodotti, X-Flow, che è il nuovo blend di EVA che abbiamo inserito sul pacco intersuola, ecco, sull'intersuola di entrambi. Quindi sono tre macro ingredienti che però sono stati appunto progettati insieme per lavorare perfettamente insieme. Quindi la geometria e l'anatomia insieme alla geometria dell'intersuola insieme appunto ai materiali. Questo è un po', ecco, la preview, ecco, un po' l'introduzione di Prodito e anche di Levante appunto. Quindi questo discorso, questo studio, questo lavoro su materiali, ergonomie, eccetera, eccetera, è una cosa che è in mezzo anticipato, però provo a richiedere, a vedere se si può approfondire. È una cosa che andrà a influire sulle collezioni future, sulle uscite future di La Sportiva, o saranno due linee che procederanno su un loro binario, mentre poi resterà tutto quel core di prodotti per cui La Sportiva è conosciuta e che resteranno fedeli a quello che sono sempre stati fino ad ora? Beh, diciamo che il nostro DNA, come appunto anticipavo prima, è legato appunto a un mondo molto, molto tecnico. Questi due prodotti vanno a completare un'offerta che ad oggi mancava in La Sportiva. La Sportiva appunto offriva tanti prodotti tecnici e pensati per un determinato tipo di disciplina. Con questi siamo andati ad aprire nuove strade, ma allo stesso tempo anche a completare un po' l'offerta che potevamo dare a 360 gradi, perché comunque dalla scarpetta da Formula 1 per il vertical con Duque Aiboa appunto a Prodigio e Levante, adesso copriamo veramente tutte le distanze, tutte le discipline, tutte le caratteristiche che un runner, un trail runner può cercare, più o meno precisa, più o meno ammortizzata, con i tappi più o meno pronunciati per terreni pesanti e non, e quindi ne abbiamo veramente tante. E sicuramente, come tutti i progetti che nascono appunto dal nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, alcuni dettagli sono pensati ad hoc per il prodotto, altri invece sono studiati e sono magari poi testati durante la serie di test che facciamo, risultano essere dei dettagli o degli studi che possono essere applicati anche alle nuove release di prodotti già in collezione. Ovvio, non posso, anche lì è un po' come una ricetta, gli ingredienti magari sono gli stessi, però bilanciati, calibrati in dosi, in proporzioni diverse, creano poi un risultato finale diverso. Noi, nella Sportiva, comunque, il nostro driver è sempre la funzionalità dell'attrezzo che andiamo a sviluppare. E quindi, che sia una scarpa da sky, che sia una scarpa veloce, che sia una scarpa più tecnica, ovvio, facciamo tesoro di tutto ciò che nell'esperienza ci fornisce e impariamo durante i percorsi progettuali, e andiamo appunto poi magari a declinarli, a contaminare prodotti già in collezione per fare appunto delle nuove versioni che siano
più contemporanee. Se posso, faccio un piccolo esempio. Fino a, direi, se la memoria non mi inganna, direi 4-5 anni fa, la scarpa precisa era la scarpa da corsa in montagna, da trail, cioè doveva essere precisa in punta, tu dovevi mettere il piede, non dovevi pensare a dove appoggiarlo, perché dovevi essere con un setting molto basso, rapido e scattante. E tanti si focalizzavano appunto sulla prestazione e la precisione, prevalentemente in salita o sul terreno tecnico. Oggi, non solo nella parte elite, ma soprattutto nella parte amatoriale e evoluta, l'allenamento sulla corsa in discesa è essenziale. Non c'è nessuno che ad oggi non faccia grandi allenamenti di corsa, di tecnica di corsa in discesa. E questo fa sì che anche gli atleti amatoriali evoluti, ma anche l'elite, richiedano degli attrezzi che siano pensati e studiati per queste esigenze, dove prima ci si adattava e ci si faceva andare bene una scarpa un po' più secca, però precisa per la salita, dove in discesa andava bene qualsiasi cosa. Adesso ci si è accorti che in discesa si può fare velocità, si può guadagnare, si può vincere. E quindi, oltre alla tecnica, ci sono attrezzi che siano adatti per questa evoluzione, come tutti gli sport. Il nostro sport è estremamente antico quanto giovane, quindi l'evoluzione che stiamo vivendo è impressionante. Quindi dobbiamo essere bravi noi anche a un po' ad anticipare i tempi, o comunque a guidare anche gli utenti finali con degli attrezzi appositi per appunto progredire nelle loro performance. Non rispondiamo solo a delle esigenze, rispondiamo alle esigenze, ma cerchiamo di fornire qualcosa che aiuti poi l'utente finale a progredire. È un po' alla fine, sai, è un piccolo tassello anche della cultura sportiva della montagna, l'attrezzo. È un piccolo, grande tassello. Ma hai parlato dell'utilizzatore finale. In questi due specifici prodotti devono sicuramente rispondere a tante esigenze, devo semplificarne alcune, come dicevi, parlavo di discesa, magari in maniera più o meno specifica, ma a chi sono diretti? Perché giustamente tanti attrezzi diversi, qualcuno lo sfrutta meglio magari l'atleta, qualcuno lo sfrutta meglio il meatpacker che sta al centro del gruppo, qualcun altro è pensato per chi non se la prende comoda, tra virgolette. Ma questa prodigio, questa levante, prima di entrare nel dettaglio, a chi avevate in testa quando sono nate, o magari quando sono finite, ecco, perché immagino che in mezzo ci sia passata una fase piuttosto ampia. Sì, decisamente ampia e dalla quale abbiamo tratto delle importantissime informazioni e feedback. Prodigio è nata per un utente evoluto, nel senso, è nata per la parte alta di un gruppo. Adesso non voglio, non sto neanche bene definire poi chi è appunto un utente da fascia alta o fascia media o fascia bassa, perché alla fine è una scarpa che appunto ha tutti i criteri per andare bene, sia a chi fa il nuovo record sul sentiero 4 luglio, una settimana prima ha fatto secondo, comunque abbassando il record sulla 50 Cortina, come potrebbe andare benissimo appunto per chi ci mette più di 20 ore a fare la lutta, ecco. Okay, quindi diciamo che è un prodotto che risponde a tante esigenze di livelli diversi. La combinazione però appunto di certi elementi fa sì che l'utente evoluto o elite li sfrutta perché ha una biomeccanica evoluta e quindi ne sfrutta bene e al massimo l'appoggio, la reattività e la fluidità appunto nella corsa. Un utente come potrei essere io da primi 200 posti alla LUT lo sfrutta perché magari è bilanciata e quindi è una scarpa affidabile che dal primo passo all'ultimo ti dà quel giusto bilanciamento tra comfort, cushioning, reattività, leggerezza,
sensazione in calzata e quindi non ci pensi, vai e sai che hai una scarpa affidabile. Per quanto riguarda Levante, invece, come anticipavo, è un progetto dedicato alle runner donne. Piccola parentesi, nella sportiva non esistono per ricerche passate e attuali, e per filosofia non esiste un'anatomia uomo e un'anatomia donna. Cioè, dai nostri studi, dalle nostre ricerche e per il nostro pensiero, l'anatomia del piede donna e uomo non differenziano proprio in termini anatomici, ma differenziano per capacità di sprigionare una determinata forza a parità di taglia. Quindi una donna a parità di taglia di un uomo, dato il peso, dato la sezione dei muscoli degli arti inferiori, riesce a sprigionare mediamente meno forza rispetto a un uomo. Di conseguenza, le scarpe dedicate donna o comunque le taglie magari più piccole o anche sull'arrampicata i modelli donna sono tendenzialmente più morbidi, okay, e meno rigidi, proprio per facilitare l'utilizzo a un utente femminile. Levante si basa appunto su un bellissimo lavoro fatto con alcune delle nostre atlete. Si pone appunto per essere una scarpa un po' più all round, dedicata alle lunghe distanze, ma che bene si comporta anche su distanze più brevi, anche su terreni più tecnici, appunto per ragazze. Chi ha la fortuna di vestire fino a 43 potrà indossarla. A differenza di Prodigio ha degli elementi appunto un attimo più performanti, tipo una suola totalmente friction white, quindi con la nostra mescola di gomma più performanti in termini di grip e trazione, e sicuramente con un peso molto molto interessante, perché in taglia 38 parliamo di 210 grammi, ed è una scarpa che è un po' più fasciante, è un po' più protettiva in alcuni punti, vedi il puntalino, vedi il malleolo che è protetto anche da questo collarino in knit abbastanza chiuso, e è una scarpa estremamente divertente, che però appunto si comporta bene sia sul tecnico sia sulle lunghe distanze. C'è chi probabilmente al prossimo UTMB correrà anche con Levante, non solo con Prodigio, quindi sono due target diversi, ecco. Chi cerca Levante probabilmente è già una ragazza che sa cosa vuole. Prodigio si può tranquillamente permettere di essere la scarpa che tutti provano e magari tanti ne trovano beneficio sfruttandolo in maniera anche diversa, ecco. Quindi fare una scarpa per un unico segmento, in questo caso quello delle donne, è a livello di processo, semplifica il lavoro o complica il lavoro rispetto allo sviluppo di una normale scarpa? Non che non lo sia, però nel senso del andare specificatamente sullo sviluppo donna. In questo caso potrebbe essere sviluppo uomo o quello che è. Allora, diciamo che non ci sono grandi differenze in termini di processo di sviluppo prodotto, nel senso che comunque poi noi all'interno del nostro team e della nostra azienda ovviamente dobbiamo utilizzare degli escamotage per far sì che tutta la serie anche di prototipia poi funzioni in base ai concetti che vogliamo sviluppare. È un po' più complicato, se vogliamo dirlo, perché devi riuscire a mettere insieme delle atlete che stanno in tra i diversi continenti, tra gli Stati Uniti, l'Australia e l'Europa, ecco, magari metterle tutte insieme. Ci siamo riusciti all'inizio del progetto, quando abbiamo fatto il kick-off, perché abbiamo fatto un workshop molto interessante. Tutto nasceva da capire con questo gruppo di ragazze, partendo dalle calzature che loro, dagli attrezzi che loro utilizzavano nella sportiva, capire che ingredienti loro apprezzavano di più per realizzare la loro scarpa performance. Quindi
partiti da, comunque da una base da sportiva. E da lì poi siamo partiti a fare lo sviluppo di questo progetto. Ripeto, non è più complicato di per sé il processo, è stato estremamente divertente, interessante, proprio perché comunque abbiamo arricchito la nostra conoscenza, cioè, quando si sviluppa un attrezzo, una calzatura, un performance, si pensa a svilupparla nella taglia uomo, si pensa a farla testare a un tester pool di atleti uomini, e poi banalmente si va a fare un downgrade delle taglie più basse, si aggiusta dei parametri e si fa la calzatura, l'attrezzo da donna. In questo caso invece era totalmente focalizzata la donna, e questo è stato molto interessante, perché appunto ci sono delle esigenze che sono leggermente diverse, e quindi è stato veramente un bel progetto. Nella complessità di tutti i progetti performance rientro, diciamo, nella media. Forse, ecco, riuscire ad avere i feedback in maniera un po' più rapida, quello diventava un po' più difficile, perché comunque, sai, inizi a sviluppare le varie taglie, devi spedirle, devi farle provare secondo dei protocolli, devi ricevere dei feedback. Sì, ecco, forse quello. La logistica. Sì, la logistica, sì, tutta la parte forse un po' più complessa, però fortunatamente, ecco, sono state molto brave all'inizio a dare a chiarire subito delle esigenze e a dare subito degli input molto validi. Poi il nostro team in R&D è abbastanza navigato, appunto, per riuscire a tradurle. Non ti dico che non è che al primo colpo abbiamo tradotto, abbiamo fatto centro, ecco, abbiamo beccato il bersaglio, abbiamo dovuto... Quanto è durato lo sviluppo di una e dell'altra, indicativamente, nel senso quanto ci vuole per portare a termine un progetto che parte da zero, di fatto, nuovo? Per Levante è stato un progetto un po' anche sfortunato, perché è nato 2 mesi prima della prima ondata Covid, quindi ha visto... Sì, ne parlava Giona. Testata su Tapirulan. Praticamente ha fatto un primo anno di sviluppo solamente su delle basi esistenti, che con tutte le difficoltà poi di riuscire a realizzare in Asia dei proto, farli arrivare, perché ovviamente anche lì i voli erano tutti bloccati. Quindi diciamo che il primo anno, diciamo che ha avuto poca valenza, però poi... Levante è stato appunto un progetto che è stato sviluppato sulla base di 2 anni, concretamente, ecco, da quando poi abbiamo ripreso mano dopo appunto le ondate Covid, abbiamo iniziato ad avere un po' più di apertura, il progetto ha ripreso piede e adesso ne vede la luce. Prodigio è invece rientra in un processo, diciamo, standard e di sviluppo, conta indicativamente 18 mesi di sviluppo per essere presentato. Poi da lì parte tutta la parte, un'ulteriore parte di tutta la parte di industrializzazione per la produzione di massa, e in queste fasi anche un'ulteriore serie di test sul campo, proprio perché sono, come tutti i progetti, sono comunque, quando escono, sono progetti che devono funzionare, devono rispettare degli standard qualitativi e di processo proprio di realizzazione nostri di un certo tipo, e quindi ci vuole comunque il suo tempo. Mediamente, ecco, diciamo che 18-20 mesi sono i tempi per sviluppare, ecco. Poi se parti tutto da zero diventa una bella sfida, se invece strada facendo, come dicevo prima, riesci a prendere degli spunti, degli input, o come dire, a condividere, ecco, delle soluzioni o dei dettagli, già quello ti aiuta molto in partenza. Una domanda che poi, cioè, che ho sempre avuto riguardo al processo di ricerca e sviluppo di un prodotto è un brand, ci nominavi prima appunto i materiali nuovi, no, che hanno seguito a ruota lo sviluppo di questi di Prodigio e di Levante.
e poi ci torniamo mai sui prodotti, però una domanda un po' più generica relativa allo sviluppo. Come funziona? Cioè, decido che voglio applicare una tecnologia nuova. Più o meno io e te ci siamo parlati anche a Cortina, ci conosciamo, abbiamo preso parte, cioè mi ha reso partecipi di un progetto di testing, ok? Voi avete creato un protocollo per creare, per testare e dare un po' una forma al prodotto finale, o almeno a dei concetti chiave da portarsi dietro come know-how, giustamente nello sviluppo di futuri prodotti. Però la necessità iniziale è, devo scegliere un materiale nuovo. Io voglio un materiale nuovo da applicare a questa scarpa. E deve essere diverso da quelli che ho già nel mio pacchetto materiali, perché ho visto che, come dicevi tu, le esigenze sono cambiate e voglio un prodotto più contemporaneo. Da lì a decidere che voglio arrivare a X-Flow e sapere che l'X-Flow è il materiale che poi è quello che userò, che cosa ci passa in mezzo? Cioè, come faccio a decidere, non so da che fornitore andare, non so, se è una domanda molto ampia e non mi aspetto che ci sia una risposta per tutto, però come se dovessi sintetizzare un processo di lavoro in qualche minuto, come potrebbe essere? Cioè, devo stare attento alla risposta, perché immagino, però non so cosa si cerca. Beh, allora, sicuramente se non hai fornitori nel tuo network che ti possono aiutare, lì inizia a essere un po' un problema, perché è un po' come andare con lanternino in cerca di qualcosa. Poi sai, quando fatalità, stai cercando qualcosa di nuovo, arrivano tutti, io ce l'ho. Ok. Del pago alla fine. Tanti sono fantomatici fornitori di super tecnologie estremamente innovative, e poi però alla fine magari non hanno la capacità di o non hanno neanche le competenze o la conoscenza di produrre, o di produrre con una certa qualità o con una certa stabilità. Un conto è fare un paio di campioni, due paia, 10 paia, un conto è iniziare a fare 50, 60, 80 mila paia di scarpe che mantengano una qualità e uno standard di performance di un certo tipo. Quindi il network dei fornitori è estremamente cruciale e importante. E, cerco di risponderti poi nello specifico di X-Flow. Prima accennavo 18-20 mesi per sviluppare un prodotto nuovo. Parliamo di tempi per un prodotto di collezione, ovviamente. Parallelamente ci sono tutti i progetti di ricerca che sono la linfa per appunto i progetti di collezione, nel senso che parte un progetto di collezione, ma magari sono già 6 mesi che è stato avviato, 6 mesi o 12 mesi che è stato avviato un progetto di ricerca con un obiettivo molto preciso. E quando quel progetto di ricerca inizia a dare dei risultati, magari cade proprio nella tempistica corretta per andare ad attingere da questi risultati e implementare il progetto appunto con queste soluzioni. Prodigio, ad esempio, attinge da uno di questi progetti di ricerca, progetti di ricerca fatti esclusivamente sulle tecnologie dell'intersuore, quindi da dove poi è nato X-Flow. Abbiamo creato un protocollo interno in La Sportiva completamente nuovo, è ancora un processo ongoing, quindi non è finito, perché richiede veramente tante ore test, tante prove e soprattutto uno studio e affinare poi tanti dettagli, perché stiamo parlando comunque di due processi diversi, uno è strettamente legato al laboratorio e uno invece è strettamente legato all'utilizzo outdoor tramite appunto un tester pool specifico. In questo caso noi siamo partiti con una scrematura di tutto quello che era le varie famiglie, macrofamiglie che ad oggi nel mondo performance sono le famiglie di materiali utilizzate, tipo Espansi, Eve, Pebax, tutto questo mondo che deriva poi dal mondo stradale, ecco. E dove lì è stato effettivamente già sviluppato per la maggiore. E questo progetto di ricerca, questo protocollo ha l'obiettivo di oggettivizzare quanto più possibile i materiali performance che secondo la sportiva sono consoni appunto all'utilizzo sul mountain running.
E ci sono una serie di test, di parametri, di protocolli, di simulazioni fatte in laboratorio e poi una serie di test fatti anche in vivo, in campo. Ovvio che avere in mente, chiaro in mente, qual è il target di un prodotto e qual è l'utente finale a cui ci rivolgiamo, già ci dà una direzione. Poi è ovvio, è come timonare una barca. Se quello è il mio punto d'arrivo, in base un po' al vento, riesco comunque a seguire la corrente, però so dove voglio arrivare. E quindi mi permette, strada facendo, di capire se devo modificare il blend di EA, se devo andare a rifinire o a modificare il processo, parametri proprio delle macchine. Non è semplicemente prendo una matarozza di Eva in questo caso, la provo, mi piace, non mi piace, ma fammela un po' più dura. Che faccio? Lascio? No. È un po' come il salumiere, Chiaro, chiaro, segnato, chiaro. lascio, tengo, no? È tutto un po' più complesso. Certo che la cosa interessante è quando si entra nello specifico e si utilizza un criterio che è il bello, perché poi all'inizio di questa bellissima chiacchierata menzionavi che la sportiva è molto alta qualità, manifatturiera, e questo che tu percepisci nel prodotto è quello che fa il DNA dell'R&D, di tutta la sportiva dell'R&D, cioè voglio entrare nello specifico quanto più possibile in profondità per conoscere, per arricchire la mia conoscenza e sapere poi come gestire gli ingredienti per arrivare a un prodotto finale di altissima qualità. E quindi poi ci si deve avvalere anche di tester di un certo spessore, che abbiano anche una certa sensibilità, che non abbiano i cosiddetti piedi sordi, che gli va ben tutto, ma non sanno effettivamente cosa stanno utilizzando. Ogni tanto abbiamo dei tester che indossano 43, ma pur di entrare nello specifico e nel prodotto si fanno andare bene anche a 42. Togliendo le solette, E per fortuna ci sono anche questi tester, perché sono molto apprezzati, ecco. E quindi avere chiaro in mente cosa si vuole offrire in termini di performance, e poi essere comunque aperti anche a quello che si scopre, perché alla fine della fiera, ripeto, non è che tu parti e dici: ah, bella questa, mi piace perché è gialla rispetto che bianca, usiamo questa per forza, no? Ah, chiaro. Beh, sì, no, mi hai risposto anche perché, giustamente, come dicevo prima, dall'inizio alla fine del percorso posso aver scoperto, come dici tu, che magari il prodotto che avevo in mente in realtà lo trasformo ed è diventato, ha risposto alle necessità che pensavo all'inizio, ma è arrivato e mi ha risposto a altre 10 necessità, e quindi magari è un prodotto diverso da quello che mi immaginavo all'inizio del processo. No, In chiaro. questo caso Prodigio, che era pensata, come dicevo prima, per un utente di medio-alto gruppo, abbiamo degli ottimi feedback da tutto il mondo elite, o comunque dal mondo atleti pro, okay, quella fascia comunque molto alta, Roberto Mastrotto in primis, ma anche Nadir Magué, il giovanissimo Diego Angella, che la stanno Yamargrit, comunque terzo alla 50 di Cortina, le stanno triturando, e loro se la godono, nel senso la sfruttano veramente tanto, gli piace. E quindi, proprio come dici te, avevo in mente il Giancarlo di turno, ma in realtà ho fatto una scarpa che anche per l'utente Totale, alto sì, chiaro. funziona. Sì. Certo che Probabilmente avevo dubbi, ecco. sto per fare una domanda straordinariamente cretina. Parlavi prima di tecnologie nuove, appunto, di scelta di materiali, prodotti. Per un brand è un potenziale handicap non avere un segmento stradale e quindi non avere anche quel possibile outlet per testare materiali che sia in tomaia, in trasuola, quello che è. Anche perché poi adesso tutto il mondo road, quindi strada, un po' sta entrando nel trail, per
per tutto quello che riguarda i materiali. Alla fine abbiamo visto tutto, le scarpe si stanno veramente tanto alleggerendo, stanno diventando molto reattive. È un potenziale problema per un brand non avere quel particolare segmento dove testare, sperimentare o comunque mandare avanti le tecnologie per poi sfruttarle dalla parte trail? Ti direi che non è un handicap nel momento in cui l'azienda, senza dire niente a nessuno, lo fa. Ok, ha senso. giusto. Sì, perché ormai da questa contaminazione qua, chiaramente il trail ne sta beneficiando tantissimo. Sì. Devi riuscire a provare cose. Però effettivamente mi viene a dire i fornitori, vado un po' nel crudo, ma possono essere gli stessi nel momento in cui mi offrono una qualità di lavoro, di sviluppo, e quindi posso provare le stesse cose. Penso che uno dei grossi gap che può avere un brand di trail magari al momento è di, penso al trail come la sportiva, ma ce ne sono altri, è che ci sono dei materiali ormai idolatrati come quelli che si vedono sulle scarpe da maratona, che magari non faccio nomi, ma magari sono patented, sono registrati, quindi si fa fatica a trasportarli, penso. E quindi non puoi testarteli, o mai sì, e devi andare a cercare qualcosa che ci assomigli, perché i tuoi atleti pro ti hanno detto che funziona molto bene. Mi viene Sono dinamiche assolutamente che funzionano. L'atleta arriva sempre con la sparata, perché poi vorrebbe avere il prodotto cucito sul suo piede, nel senso. Chiaro. Però, sai, è vero, e come dicevo prima, appunto, sai, quando nell'automotive, quando rilasciano le release delle nuove scocche, così fanno il ghost painting. Okay? È una macchina normalissima, che però non ne vedi, e alla fine, sai, anche nel footwear, fa più specie vedere. Ha fatto più specie vedere François Daen correre l'ultimo UTMB con una scarpa ghettata rossa che non vedere Ekdal scavigliarsi con una piastra di carbonio dove il malleo toccava il terreno. 100%. Ne parliamo ancora. Forse l'abbiamo nominato proprio in questa puntata, sì. E fa più specie vedere appunto un proto nuovo in esclusiva che esce sui piedi dell'utente super pro, super elite, che non poi. E quindi, sai, c'è un po' questa tendenza adesso a veicolare un po' anche la comunicazione, poi perché fa tutto parte. Sì, sì, immagino che comunque serva proprio per far girare un pochettino. Gran parte di B-Side si basa su questo. Sì, noi in scaletta dopo questo intervento, i proto visti a Western, i proto visti a Loot, quindi ci arriviamo. Alla fine è parte, secondo me, della cosa interessante, perché ti dà un pochettino quel senso di quello che sta per arrivare, un po' anche quel Tizio Caio si è fatto fare la scarpa ad hoc, nessuno mai potrà averla, grande classico di cui parliamo sempre, la famosa Oca con la ghetta che usa Walmsley, che abbiamo visto addosso a Jonas Russi, eccetera, eccetera. Però sì, appunto, è parte del divertimento. E immagino, presumo, che ci siano, ovviamente ci sono atleti di livello differente, ci sono anche quelli che possono magari arrivare dal brand e dirgli: mi fai questo? Vorrei provare questo, con questo e quest'altro, se possibile, grazie. Poi sta nell'R&D riuscire a mettere insieme questi Frankenstein proprio perché, ricollegandomi al discorso di prima, non serve appunto avere la scarpa che corre Boston, perché comunque la scarpa tu in realtà per la strada o per i test che ti servono comunque riesci a farla, proprio perché hai un dipartimento R&D con tutte le competenze e capacità appunto per mettere insieme questi prototipi, queste scarpe. Però dall'altra parte, sai, tutto questo avvento dei super materiali e delle super geometrie, faccio ancora riferimento appunto alle scarpe massimaliste, piuttosto che a tutto questo avvento di carbon plate, finti carbon plate e quant'altro, che arriva prettamente dal mondo strada, fa sì che ad oggi, parlo dal mio punto personale,
personale di vista, iniziamo ad avere una contaminazione sì di materiali e tecnologie che però vanno un po' a, come dire, ad appiattire un certo livello di calzature, di attrezzi performance, cioè hai la super schiuma, hai il super plate, hai la super tomaia in questo materiale woven, TPU francese che non menzioniamo, hai gli ingredienti per vendere la scarpa, però poi alla fine della fiera hai una scarpa, sì, ci corri volentieri la LUT, ci corri volentieri l'UTMB, ok? Però poi sono scarpe che di per sé non hanno un carattere montagna intrinseco. Una Sì. scarpa è un esercizio di attrezzo performance votato a fare quella piccola fetta che poi è comunque in termini di volumi è grandissima, perché comunque genera un sacco di volume, però si attestano un po' tutte quante lì, ecco, più o meno plate o no, però non stiamo sentendo un'evoluzione dell'attrezzo tecnico performance che possa appunto dare quel qualcosa in più, cioè non grazie appunto a un plate piuttosto che. Questo è un po' quello che ci ha fatto all'inizio scattare la scintilla per dire buttiamoci nella mischia con il nostro DNA. Buttiamoci nella mischia e facciamo una scarpa massimalista che non sembra massimalista, o meglio, che tecnicamente rientra nella categoria massimalista perché lo staccato è comunque un 34 mm al tallone, ma che deve performare come, non come una scarpa massimalista, deve performare come una scarpa da sportiva. Cioè, vai Sì, sul rosso. io penso di avertelo detto, ma forse ne parlavo con Robby Mastrotto, che ho avuto la fortuna di avere i test. Insomma, lui ha un buon piede, lo sai, e l'ho avuto anche quest'anno i test di Ski Alper. Abbiamo avuto più di 50 paia di scarpe tra racing e scarpe non racing, e abbiamo concordato anche lì dopo i test che abbiamo avuto di prodigio. Che non abbiamo trovato una scarpa dell'attuale segmento, e faccio un disclaimer, non lo dico perché c'è Nicola in conversazione, però non abbiamo trovato una scarpa di tra tutte quelle testate a cui Prodigio potesse essere sovrapposta, capito? Cioè, in questo appiattimento che tu mi dici, che c'è effettivamente tra i prodotti, specie da lunga distanza, mi viene da dire, che adesso bene o male c'è una sorta di ricerca molto paragonabile tra i brand che arrivano bene o male a tecnologie sulla stessa onda, e Prodigio non ho trovata, cioè non l'ho trovato Prodigio in altre situazioni, ecco. Cioè è una scarpa a sé stante, come dici tu, effettivamente ti dà un comfort di una scarpa che sembra un po' più alta, ma che non lo è, e un controllo di una scarpa che sembra un po' più bassa senza esserlo. E quindi secondo me spero di stimolare un po' di curiosità, perché è una scarpa interessante, secondo me, che ha centrato dei bisogni. E forse risponderà a qualche esigenza in più di quello che vi aspettate anche voi. Perché dopo noi atleti di serie C siamo bravissimi a usare prodotti in maniera impropria per fare delle cose scandalose. Per cui, no, è vero. Cioè, mi è stimolato una riflessione che effettivamente non ha, la risposta di La Sportiva a questo mondo qui nuovo è genuina, mi viene da dire. O autentica rispetto a un po' È di anche più appiattimento. ragionata, perché poi è un discorso che avevamo fatto su, non so se era un'altra puntata di B-Side, su The Long Run, non idea, che era proprio sul discorso dell'introduzione delle piastre. Ci chiedevamo se era più un discorso, e probabilmente lo era, più un discorso commerciale, quindi del tipo esiste nel mondo strada, viene venduto come ci corri più veloce, ma serve veramente su trail? Ecco, secondo me la risposta un po' la stiamo vedendo adesso. Hanno magari cominciato ad abbandonare il carbonio, la gente testa materiali differenti, ma la piastra intera serve veramente? Magari la posso anche togliere dalla soletta, è rimovibile. C'è chi usa, come dicevi, i rods. Insomma, se forse nella prima fase era più una corsa è quello che va di moda adesso nel mondo running. Portiamolo sul trail, tanto la gente lo compra, cioè sarà sempre gente disposta a farlo. Ecco, questo tipo di ragionamento che hai evidenziato per la sportiva mi sembra più una cosa del tipo
fermi un attimo, ragioniamo su quello che effettivamente potrebbe servire e non allineiamoci semplicemente a quello che stanno facendo tutti gli altri, perché questo è quello che si fa in questo momento, che è interessante appunto. Già, Tommaso, grazie del feedback e della recensione su Prodigio, l'apprezzo. No, ti dico, io sono un cervellottico sulle scarpe, lo so, e qui chi si ascolta lo sa. Per cui, no, molto sinceramente viene da dire che sì, c'è, ecco, una scarpa che, ecco quello che voglio dire, è una scarpa che ha un suo carattere, e ci sono tante scarpe che hanno un carattere loro, ma a volte è una cosa negativa, perché taglia fuori un certo tipo di utilizzatori a prescindere nel momento in cui la proponi, ok? Non dico che Prodigio sia una scarpa per tutti, è impossibile, ma è molto più inclusiva di tante altre situazioni che vediamo adesso sul mondo media a lunga distanza, che per un motivo o per l'altro, per una ricerca o un'altra di settore, di tecnologia, vanno inevitabilmente a dire, ma se tu corri così o se fai le ultime 25 ore, non la devi prendere quel prodotto lì, capito? A prescindere, proprio hai uno sbarramento iniziale, che il marchio voglia dirtelo o no. Cioè, ecco, quindi questo... Sulle medie e corte distanze, ti dirò di più su tutto il mondo Sky, fortunatamente non essendo appunto un mondo interessante e forse anche appetibile per i grandi marchi del road running, forse per quello che rimane ancora autentico, dove non voglio utilizzare termini che poi magari vengono fraintesi, però la scarpa diretta, non secca, la scarpa diretta, la scarpa appunto reattiva va ancora per la maggiore, anzi ancora richiesta, però magari non è più la scarpa che è stata pensata, considera appunto che ci vogliono circa 2 anni, pensiamo le scarpe in 2 anni, 2 anni e mezzo in anticipo, da quando le persone poi la possono acquistare, quindi magari scarpe che sono state pensate 5 anni fa, che hanno solamente 2 stagioni estive di vita in negozio, sono già obsolete, perché appunto l'utente che dice funziona benissimo perché è la scarpa perfetta, ma sai che se avessi quel qualcosa in più lì e lì, magari, allora lì entra appunto quella contaminazione, quella ricerca, quello spunto, quel proviamo, vediamo se in questa dose funziona questo ingrediente, proviamo e vediamo se invece facciamo una gran castronata e cosa ne i benefici e gli svantaggi. E quindi lì forse appunto dove siamo ancora più autentici e precursori di questo mondo dello Sky, forse lì appunto ci sarà magari in futuro ancora un bel salto in avanti appunto proprio legato al mondo performance, ecco. Un'altra piccola parentesi, menzionavi piastre in carbonio, ti dico solo questa: in La Sportiva noi produciamo carbonio, perché tutti gli scafi, gli Stratos 5, 6, tutti gli scafi in carbonio race dello scialpinismo sono prodotti internamente da Ziano, di Fiemme. Quindi abbiamo anche una certa, diciamo, esperienza in quello che è poi proprio la produzione e la sperimentazione sul carbonio in tutte le sue forme. E non ti nascondo che con Jonathan Wyatt e un altro paio di tester importanti, ormai nel 2023 stiamo parlando, era pre-Covid, quindi ti direi che ormai erano già più di 5 anni fa, forse 6, i test sul mondo trail con piastre in carbonio di diversa natura, su fattispecie, rigidità torsionale, sono stati fatti. Forse per quello che adesso Jonathan White corre meno, forse gli abbiamo cliccato troppo. Però ti posso assicurare che non è che non ci siamo, ecco, non abbiamo voluto sederci al tavolo delle piastre in carbonio per ora, o comunque con Prodigio Levante, con i nuovi prodotti, proprio perché ci basiamo comunque su già della conoscenza e degli studi pregressi fatti, dove appunto se veramente vuoi sfruttare quello che è il potere di quel materiale
posizionato, pensato, studiato con determinate ergonomie, anatomie e quant'altro, devi probabilmente mettere un disclaimer all'inizio e dire solo se solo sei capace, sì, solo se vuoi intricati, prendi questa scarpa, altrimenti lascia stare. Ne venderemo probabilmente zero e dovremmo regalarle a tutti gli atleti che poi verrebbero da noi di nuovo e dirci ma incriccati i polpacci e distrutti i tendini. No, però ecco, è solo buttata un po' così sul cacciare, sul ridere, però c'è la base, ci sono delle ragioni funzionali e tecnico per cui al momento non ci siamo ancora, non abbiamo preso parte a questa gara, ecco. No, certo. Poi chiudo la tua parentesi sulla Sky, finché vediamo l'Africa che ci vince ovunque, le Sky, le corse in montagna, i stradali, anche senza piastre, marchingegni e scarpe sensibili, e vuol dire che lì ancora appunto la scarpa diretta, la scarpa che richiede esperienza nel runner, cioè senza puntare sull'economia di corsa e cose del genere, cioè, vuol dire che lì si può ancora ragionare veramente sull'atleta e non sull'attrezzo. Ecco. Anche se ti dico gli ultimi mondiali di Innsbruck sul Vertica, sai quante scarpe ma soprattutto quante scarpe stradali con piastre. Stradali, sì. La puntata di giugno, se te la vai ad ascoltare, abbiamo guardato i podi, solo i podi, perché dopo anche in realtà anche i top 5, top 10 ci sarebbero state più cose da dire, però abbiamo dato i podi per comodità e abbiamo un po' elencato la quantità di stradali con piastra, soprattutto di Omni. Però da preghiera, nel senso fossero cadute due gocce di acqua, queste persone sarebbero finite a Stubai, o non mi ricordo da dove partivano col Vertica. Sì. Nel giro di quattro passi, perché lì è una scommessa su quello che può succedere. Però sì, tantissime stradali. Forse per assurdo Ellie McLaughlin sembrava avesse addosso una scarpa che per metà era una oca da pista, ma che era cross country, una roba senza chiodi. Sì, beh, spero per lei, vabbè, spiegherebbe il risultato in realtà che ha fatto, però insomma. Sì. Sull'ultima rampa lì del vertical un chiodino. Sì, non ci stava male. Anche fermarsi due minuti a montarli su a vite, secondo me. Sai, un buon vantaggio si può fare. Che li porti su con un sacchettino. Ma scusa, tanto nel trail tutto è permesso, quindi... No, aspetta, nel trail, ma il vertical non fa parte del trail. Lo so. Mi sa che lì invece forse cioè, è regolamentato. Mi sa che non può. Di certe cose non riesci. Ma giustamente, ma adesso qui io sono il solito secca poesia, però stringi, ci dai i due dati di questi due prodotti, giusto che così descriviamo a chi non ha ancora avuto il coraggio di cercarseli, perché sono stati mostrati a ISPO, sono stati mostrati a Cortina e adesso Outdoor Business Days a Garda erano presenti gli stand, sia Prodigio che Levante, anche Bushido 3, che appena abbiamo nominato, ma è Revamp dedicata a Bushido per il decennale dell'anno prossimo. Cosa ci puoi dire un po' più di... Sì, sai, schematico, diciamo, sui due prodotti, in maniera che uno poi magari si vede le foto, ormai ci sono, ma si fa un'idea raccontata. Beh, allora, partiamo subito con i dati tecnici. Il Prodigio è un 6 mm di drop con uno stack height 34 mm al tallone, 28 all'avampiede, incluso di insole, quindi stack height incluso di insole, come vuole World Athletics. 270, qualche grammo meno di peso, in taglia 42. E fondamentalmente è una scarpa che prevede una tomaia in mesh in poliestere, molto leggera, traspirante, all'interno della quale c'è una foder, una calzetta collegata direttamente alla lingua per avvolgere il piede completamente e evitare appunto che entri polvere o qualsiasi tipo di micro sporcizia.
Il collo del piede è ben fasciato e tenuto in posizione grazie a questo wrapping system, che non è altro che un imbrago interno che dalla strobel board sale e si attacca appunto al top stay, quindi alla parte alta della nostrina. Quindi tirando il laccio, l'imbrago interno ha la forza di avvolgere il piede senza sforzarlo. Elemento forse clou di questo progetto è appunto l'intersuola NX Flow. Stiamo parlando di un blend in EVA espanso per processo supercritico, quindi infuso di azoto liquido che è inserito in autoclave e portato ad alte temperature. L'azoto espande e fa sì che la struttura molecolare dell'EVA ad alte prestazioni che abbiamo espanda, quindi si alleggerisca, ma mantenga la struttura forte che ha intrinseca e quindi non alteri appunto le performance di cushioning e di ritorno elastico. Sicuramente rispetto a una normale EVA compressione, che possiamo paragonare all'EVA, alla più classica EVA compressione che troviamo su altri prodotti nel mercato, siamo al 15% più leggeri. Abbiamo un potere di ammortizzazione in cushioning del 18% maggiore e anche un 15% in più di ritorno elastico. Completa poi il pacchetto suola, una nuova suola dedicata con dei tappi appunto dedicati per coprire tutte le esigenze in condizioni di tempo e anche di terreni, proprio perché sono stati pensati per avere una buona superficie di contatto con il terreno, ma allo stesso tempo di avere la possibilità di creare questo smearing effect, che non è altro che la possibilità, l'adattabilità del singolo tappo in gomma alle varie superfici, ok? Quindi grazie ai tagli che sono presenti sui chiodi, il tappo si può adattare maggiormente alle superfici. Compound di gomma friction red, quindi un bicompound white, quindi quello più sticky, che copre tutto l'avampiede e arriverà fino alla parte centrale del tallone, in maniera tale che anche in discesa, quando si appoggia sul tallone, la parte centrale, quindi la parte grossa sotto l'osso del calcagno, ha comunque un compound molto, molto grippante, mentre un compound più durevole sul giro del tallone esterno, proprio perché per ovviare l'esigenza di un utente amatoriale che magari non ha una biomeccanica di corsa evoluta e quindi appoggia di mezzo piede, avampiede, ma appoggia tanto toccando il tallone, o anche un atleta un po' più evoluto che però dopo 10, 12, 15 ore di gara inizia un attimino a correre un po' conservativo, comunque cerca di non dispendere troppa energia e quindi appoggia di più sul tallone, abbiamo una mescola che è un po' più durevole, ecco. Quindi questo è un po' i dati, le caratteristiche di Prodigio. Fa la pari il pacchetto suola e intersuola, appunto, come si accennava all'inizio della chiacchierata, con questa nuova anatomia, dove l'anatomia del piede ha un rocker molto accentuato, che appunto ben si sposa con gli elementi appena citati e permette all'utente più evoluto, ma anche meno evoluto, di apprezzare la dinamicità di corsa proprio in termini di rullata. E quindi un materiale che assorbe bene l'impatto al terreno una volta che si appoggia, trova appunto un'elasticità notevole che è abbinata appunto alla curva del rocker molto accentuata in avampiede, permette al piede di rullare e scappare via in gergo in maniera molto più fluida. Da qui appunto X-Flow, che sta per extra flow, e quindi questa dinamicità appunto extra. Saltiamo invece a Levante. Levante appunto progetto dedicato alle donne. E, 210 grammi in taglia 38. Stack height siamo a 33,27, sembra 6 mm di drop, è un millimetro in meno rispetto a Prodigio. E friction white
sul battistrada appunto per garantire massima performance in tutte le condizioni del terreno. È una costruzione derby, quindi abbiamo una vaschetta con la lingua integrata, dove sui quarti, quindi sui lati della tomaia, abbiamo invece due pannelli in un mesh in poliestere d'alta tenacità, strutturati con un leggero esoscheletro che ci permette di fasciare il piede, un po' una costruzione che vediamo anche su Helios, ok? Proprio perché una delle peculiarità che le ragazze ci avevano indicato era che la costruzione derby aveva il vantaggio di lasciare la vaschetta un po' più morbida, ma allo stesso tempo contenere il collo del piede con questa struttura protettiva esterna che piaceva proprio per affrontare terreni più o meno tecnici, più o meno scorrevoli. La cosa interessante è che abbiamo realizzato questo collarino in knit che è abbinato a una soluzione tecnica di taschina per i lacci, passatemi in termine, che appunto passa sopra la lingua e ci permette appunto di inserire i lacci sotto e non perderli. Già parlato. Forse la peculiarità aggiuntiva, ecco, che forse mi stavo dimenticando, è che il pacchetto suola di Levante è pensato proprio per il discorso che si faceva prima della minor forza espressa, appunto, messa a terra dalla donna a parità di taglia, e quindi abbiamo enfatizzato il flex che combinava il piede, proprio per avere un pacchetto suola e una scarpa un po' più flessibile. Entrambi i prodotti presentano un flow film, ecco, il cosiddetto flow film tra suola in gomma e intersuola, che ha la funzione di creare un leggero filtro attraverso il terreno, ok? Quindi non avere proprio l'asperità e sentirle direttamente al piede, ma allo stesso tempo di proteggere, ma allo stesso tempo di dare un di contenere la deformazione del materiale che è molto elastico, ok? E allo stesso tempo di aggiungerne del ritorno, nel senso che comunque un materiale molto elastico, se non ha, quando ha un buon potere di ritorno, appunto di ritorno elastico, fa effetto molla. Quando tu vai ad applicare in maniera corretta un elemento che lo va a costringere, questo ne aumenta ancora di più il suo potere. Quindi Flow Film, diciamo, un abbinamento con X-Flow, proprio perché si chiama Flow Film, ne amplifica, ecco, la fluidità e la dinamicità di corsa. E quindi lo troviamo su entrambi. Io direi che ci possiamo accontentare. Nicola, sei stato più che fantastico, più che disponibile. Tommaso, se non hai altre No, no. domande. No, no, veramente. Al di là di rispondere a tutto, ci ha anche dato di più, secondo me, Sì, no, infatti, come infatti, infatti. panorama di idee, di visione. Quindi, prossima volta che guardo UTMB e ci vedo un sacco di scarpe custom, una per atleta, una diversa dall'altro, sparo a zero e grido: torniamo a minimalismo. Minimalismo per tutti. Vabbè, guarda che alla fine, appunto, il weekend scorso ne abbiamo comunque, almeno io ne ho apprezzato assolutamente il fatto che Nadir abbia fatto il nuovo record sul 7-4 luglio con delle Helios, cioè Sì, chiaro. la scarpa più diretta che l'ASPO possa offrire, proprio perché quando la indossi, non so se l'avete mai provata, ma quando la indossi è molto piacevole, molto divertente. Pur avendo appunto dei concetti che ormai hanno fatto la storia e ha dei punti critici, però è estremamente veloce, estremamente diretta, e vederla su un sentiero comunque molto tecnico, molto, molto insidioso come quello del 4 luglio, significa che appunto quel settore lì ad oggi per fortuna non è ancora contaminato dai big player del road, ecco, forse non ci arriveranno neanche noi. Tanto Dobbiamo proprio a mantenerla e conservarla, cioè è un'eredità che noi una fetta. ci portiamo dietro, nel senso io che sono entrato nella sportiva appunto con questo ruolo mi sento veramente
un'eredità addosso da mantenere e non sperperare di un certo tipo, ecco. Non è che adesso possiamo fare super forms ovunque, Chiaro, chiaro. piastre di carbonio ovunque. No, riguardo a Nadir, poi effettivamente andiamo a chiudere, mi dicevano oggi che ha fatto anche il record sulla traversata del Grand Jurassic, quindi abbassando il tempo di credo di 40 minuti, e non si parla di 40 minuti su 12 ore, ma di 4 ore, quindi lui ha fatto 3 ore e 20, Guarda, quindi scatenato. Nadir, ci siamo bevuti un caffè in azienda venerdì pomeriggio, è passato appunto a trovarci perché abbiamo in pentola un po' di roba anche con lui, quindi, e mi diceva appunto doveva cercare di recuperare perché aveva messo nel mirino questa settimana, c'erano delle buone finestre di tempo, le condizioni erano ottimali per provare questo FKT. E apprendo adesso in diretta da te che ci Me l'ha detto stamattina, quindi non so esattamente quando l'abbia fatto, presumo ieri, visto, a meno che non l'abbia fatto veramente stamattina sul presto, ma non penso. Mi è arrivato un messaggio alle 11 questa mattina, quindi in realtà tutto è possibile, anche oggi potrebbe Sì, è essere. partito alle 6 di mattina, sì. Andrò Perfetto, adesso. ok, quindi sì, quindi direi un mese interessante per lui. Mamma mia, sì. Oddio, mese, parliamo di 20 giorni, quindi. Paolo, sì, eh. Sì, ha ancora una bella finestra. Lui crede nella supercompensazione. No, bravo, bravo, assolutamente. No, anche perché appunto quando me lo raccontava e mi spiegava un po' com'era il percorso, mi diceva appunto che c'erano anche un paio di passaggini, appunto di catene, un paio di passaggi esposti, e dentro di me pensavo, tanta roba, nel senso, Sì, con tutta la semplicità di uno che sta bevendo il caffè, appunto. no, no. Sì. E quindi veramente chapeau. È bello di lavorare con certi ragazzi anche Eh questo, che sì. trasmettono Sì. comunque. Noi li seguiamo un po' da distante perché sotto i 50 km facciamo fatica a parlare con le persone. Sì, dovevo dirtelo che quando hai nominato le Sky Race, probabilmente saresti stato radiato da questo canale, perché purtroppo sono sui 50 km, forse sui L'ho 43 km. messo in muto, adesso Hai messo è in in muto. realtà 50 minuti che non. Ah, Si vede solo la bocca che si ok. muove, ma la gente non può ascoltare nulla, poi verrà ridoppiato tutto quanto. Però Esattamente, sì. esattamente. Però sì. Però pare che abbiano. Mi dicevano oggi, in realtà, una delle svariate gole profonde che abbiamo, avrete un ragazzo, un giovane ragazzo, una promessa del trail in partenza per Leadville. Tra un mese, in realtà è giovane per modo di dire. Un ragazzo che una volta aveva i capelli lunghi e che adesso non li ha più. Un ragazzo colorato. Ah, ok, va bene. Krupicka, mi dicevano che Vale. dovrebbe partire per fare Leadville se il fisico regge. Dovrebbe. Queste erano un po' le info che poi a Cortina mentre si chiacchierava e si pranzava insieme, appunto, c'era passato. Dipende sempre, appunto, a un fisico ormai che è fragile in un paio di punti, e sono quei due punti che appunto lo perseguitano da ormai 7 anni. Ecco. Ma infatti Troppe lui quando va mini balance ha usato. sì. Quando Troppe all'epoca c'era suole disintegrate, risolate. il barefoot e la corsa Esatto, di esattamente. Eh sì. e Barefoot più il suo quantitativo di chilometri settimanale, parliamo di 300 km a mostruosa, settimana, quindi insomma mostruosa. un bel carico. Già. Però sì, dai. Lui aveva dichiarato che alla fine, dopo Leadville, dopo quando è riuscito a correre, la parliamo di 2 anni fa, dicendo: ah, per me potrebbe restare l'unica gara che faccio ogni anno, tutti gli anni, se il mio corpo me lo permette. L'anno scorso, appunto, aveva detto. No, il mio corpo quest'anno non me lo permette, era andato a fare Cape Town, ma con risultati così così. Vabbè, poi alla fine non si era veramente preparato per quella gara. Vediamo cosa succederà. Grazie.
a Leadville di quest'anno. Anche perché Leadville, correggimi se sbaglio, parte tra 4 giorni. No, Hard Rock parte tra 4 giorni e Leadville parte tra un mese. Mi pare sia metà agosto, una cosa di questo tipo. 16 agosto, è sempre 1 o 2 settimane prima di UTMB. No, ha ancora tempo per prepararsi. Comunque un personaggio spettacolare. Sì, decisamente. Mi ha fatto impressione a Cortina perché nei momenti appunto di presenza ufficiale era lì, e poi a un certo momento giravi e si era volatilizzato. Né dove fosse, no? Né con chi fosse. Poi distante di qualche giorno vedevi, non so, sui suoi profili, è andato a fare dello scrambling sotto la croda e qua e là. Vabbè, dai. Quindi si svegliava, indicava un punto e diceva, ok, oggi arrivo là, in qualche maniera. Ghiaione, scroda, sì. No, veramente un bel personaggissimo. Cavolo, io è iniziato a io il primo giorno sono arrivato a Cortina, facevo questa riflessione, io ho iniziato a correre ormai sono appunto 11 anni fa e Anton era su tutte le copertine delle riviste, cioè Spirit Trail aveva Anton, poi soprattutto quella foto iconica di lui, cappellone lungo, petto nudo, pantaloncino, praticamente una mutanda, questo personaggio americano e quindi nasci con questa icona che poi appunto è diventata icona a livello mondiale. Allora Cortina dicevo, bene, adesso io lavoro con questo personaggio, quindi insomma va tutto bene, ecco. Va tutto molto bene. Sì, deve essere strano, deve essere molto 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 strano. Però appunto è bello quando poi le persone si dimostrano essere semplici e autentiche, e poi non hanno costruito o quella proprio piacevole. Bene, tempo di chiudere, Nicola, grazie, sai, di nuovo grazie mille del tuo tempo, veramente. È stata una bella 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 chiacchierata, super, grazie a voi dell'invito e bene, è stato veramente un piacere anche per me e dai, ci vediamo sicuramente. Ci vediamo a qualche gara in giro. Qualche gara, qualche sentiero, assolutamente. Assolutamente. Grazie. A presto, grazie ancora. Ciao. Ciao, ciao, ciao.